cose sofferte, aspettate per molti anni, ci è molto molto caro. Quindi ricordiamo, ringraziamo il Comune di Marino che ha reso possibile tutto questo e nella persona del sindaco Stefano Cecchi, del vice sindaco Sabrina Lucci e dell'assessore alla cultura Palmena Puccini. Sono anche presenti gli assessori Bruno Razzi, Franco Marco Aurelio e Roberta Comizzi. L'ho detto Palmena Puccini. Sì. E a questo evento hanno partecipato anche l'Associazione Nazionale Dalmata con il presidente Carla Isabella e Elena Cace, che hanno collaborato fattivamente a tutto questo mettendoci a disposizione un filmato che ora vedremo, che è un filmato di loro realizzazione e che è un'assoluta anteprima. E poi per averci segnalato la professoressa Maria Ballarin, che è una valida relatrice, ve ne renderete conto fra poco. La professoressa Ballarin fa parte del direttivo dell'Associazione Nazionale Dalmata, che è un'associazione che è stata fondata niente meno che nel 1919, quindi pensate un po' che tradizione. È figlia di genitori esuli, è nata a Roma dove si è laureata in teologia e filosofia ed è stata insegnante fino a qualche anno fa, quindi da lei avremo anche una testimonianza di prima mano, diciamo che in questi casi sono testimonianze preziose. Mi fa molto molto piacere vedere la partecipazione di tanti giovani, quindi ringrazio le scuole, l'Istituto Amadi di Mercuri, l'Istituto Alberghiero di Marino, l'Istituto Fornalba di Marino. Spero che per voi sia un evento che lasci una traccia nel vostro cuore e che possa diciamo essere un seme per stimolare l'interesse, per stimolare la curiosità e soprattutto l'attitudine a non fermarvi a quello che diciamo che è la cultura corrente, andare sempre avanti con curiosità, cercando di capire oltre i libri di testo, andate oltre, leggete, informatevi e che questo sia da stimolo. E inoltre ringraziamo le associazioni, le fondazioni Spirito Libero e Curie Albane e un saluto speciale ad Antonella Mattei che è qui con noi come sempre, sempre partecipa. Antonella Mattei. Parte di una famiglia martoriata, diciamo negli anni 70, negli anni di piombo, proprio agli inizi, è stata, non so se voi sapete di questo evento, comunque ne parleremo spero in altre occasioni, bruciarono la sua famiglia, morirono due suoi fratelli, per l'unica colpa di appartenere a un partito ed era una famiglia di operai, una semplice famiglia di operai in un quartiere operaio, quindi figuriamoci. E soprattutto in finale ringrazio la partecipazione della signora Bontempo. Teodoro, che ci ha accompagnato negli anni della giovinezza, ci ha aiutato nella crescita, ci ha aiutato nella lotta e al quale saremo sempre, sempre grati. Allora, adesso lascio la parola al sindaco che aprirà questa giornata.